Bene amici, ci troviamo al largo di Capo d'Orlando e siamo a bordo dello Scarib 9.0 motorizzato con una coppia di Suzuki DF200P. Oggi siamo quindi in navigazione, siamo qui per testare le doti della carena e le capacità di navigazione del mezzo. Siamo due persone a bordo, abbiamo 197 litri nel serbatoio principale e 70 litri nel serbatoio di riserva, mentre l'acqua a bordo sono 36 litri. Le condizioni meteo sono un buon banco di prova perché negli ultimi giorni c'è stata un po' di tempesta e c'è ancora un po' di onda lunga in scaduta, come potete vedere dalla camera di prua che in questo momento ci sta facendo beccheggiare un po' perché prendiamo l'onda di prua, ma è un ottimo banco di prova per testare le capacità della carena perché potremo testarla sia in dislocamento che ovviamente in planata che a navigazioni più lunghe. Quindi al momento io mi trovo a 650 giri, consumo 2.8 litri complessivi, abbiamo il trim a zero ovviamente per agevolare la planata e avanziamo a una velocità di 3.2 nodi. Ci tengo a farvi presente che il battello ha l'antivegetativa ed è in acqua da circa 2 mesi, quindi ovviamente non raggiungeremo forse il massimo delle performance garantite alla carena, ma comunque possiamo simulare appunto un'uscita in ottica quotidiana. In questo momento ho dato leggermente manetta, io ho le manette sincronizzate in modo tale da non far perdere giri e tenere entrambi i motori che lavorano allo stesso modo. Siamo a 1000 giri, 4.7 nodi, consumo 5.4 litri ora. Sempre con trim giù, affondo leggermente e continuiamo a uscire. In questo momento siamo a 2150 giri, carburante 17.7 litri ora, consumo medio 1.6 litri per miglio, a una velocità di 8.7 nodi. Vediamo che la scia ha giusto un accenno di planata, quindi diamo giusto un colpetto di acceleratore per far uscire totalmente il battello dall'acqua e siamo a 2450 giri, 21 litri ora, a una velocità di 12.2 nodi. Questa possiamo stimarla come planata minima perché vedete iniziamo a sollevarci con la prua, il battello tiene un assetto orizzontale sull'acqua, i pattini deviano il flusso, quindi non sale minimamente acqua a bordo, ma iniziamo a uscire anche fuori al capo, quindi dovremo trovare un po' più di onda lunga e salire e saltare maggiormente. Io attualmente sono a 2800 giri, trim sempre tutto negativo perché vi dicevo con quest'onda probabilmente non raggiungeremo neanche il massimo delle performance garantite dal cantiere, ma vedremo più che altro come si comporta in acqua. In questo momento 2950 giri, velocità 17.5 nodi, consumo 26.4 litri ora, consumo quindi di 1.5 litri per miglio, davvero ottimo grazie anche al sistema Limburn di Suzuki che quando procediamo a velocità costante come in questo caso ci consente di ottimizzare i consumi. Attualmente quindi 18 nodi, saliamo ancora, possiamo stimarla già come velocità di crociera bassa economica, siamo a 3650 giri, inizia a darmi un colpetto di trim con un 25%, vedete iniziamo a salire sull'onda, l'impatto più che buono, carena morbida, 26.3 nodi, adesso 25.1, appunto se saliamo scendiamo dall'onda, 3800 giri, consumo 1.6 litri miglio costante, quindi totale 43.7 litri ora. A questa velocità 25 nodi, affondo ancora leggermente, mi abbasso un pochino il trim e ci facciamo una bella virata a sinistra con onda al traverso, quindi occhio, vedete saliamo, scendiamo, i pattini deviano ottimamente l'acqua, nessun problema, restiamo sui 27.6 nodi, ottimo l'assetto, 4000 giri, adesso ce ne va a prendere anche le nostre onde, onda di poppa ma ci mettiamo con onda al traverso stavolta, onda lunga al traverso, sollevo leggermente trim, restiamo a 4150 giri, 29.1 nodi, consumo 54.6 litri ora, quindi 1.8 litri per miglio. Resto a velocità costante, inizio a sollevarmi un po' il trim. Arriviamo a un 40%, vedete la prua si è alzata, quindi l'impatto lo avvertiamo più a centroscafo dove rompe l'onda. Più che buono, non avvertiamo particolari vibrazioni. E 4450 giri, 30 nodi spaccati, consumo 1.8 litri per miglio, quindi 56.4 totali. E adesso affondiamo ancora un po', teniamo appunto l'onda al mascone, salgo ancora, 4800 giri, 34 nodi, salgo ancora, 5000 giri, si distende del tutto, guardate, perfettamente asciutto,
Le uniche vibrazioni che possiamo avvertire sono dall'interno, perché in questo momento la console è vuota al suo interno, ma nessun problema particolare. 5000 giri, 35.7 nodi, consumo 83.6 litri ora. Mi alzo ancora un po' il trim, arrivo al 50% ottimizzando i consumi, perché arriviamo a 2 litri per miglio e in questo momento approfittiamo di una spianata, affondiamo del tutto. Sentite il rombo dei motori, siamo a 5900 giri, 42.5 nodi, 43.5 nodi, consumo totale 139 litri ora, quindi 3 litri per miglio, ma in questo momento siamo a tutta manetta. Guardate, saliamo anche sull'onda, nessun problema a bordo, 50% di trim. Probabilmente in camera di prua non riuscirete ad apprezzare le condizioni meteo, ma vi assicuro che oggi sono piuttosto impegnative, quindi un ottimo banco di prova. Qui guardate anche il cambio di passo in virata, nessun problema di cavitazione, io affondo, guardate, saliamo sull'onda, impatto al traverso, guardate, nessun problema, neanche un goccio d'acqua a bordo. Adesso ripuntiamo nuovamente, guardate sotto costa si alza l'onda, io senza timore cambio di passo, affondo e vediamo anche il cambio di passo grazie alla coppia agevolata, dal momento che c'è il sistema VVT di Suzuki che consente di regolare in ogni momento l'apertura delle valvole, quindi ottimizziamo la spinta a seconda delle esigenze. Io in questo momento sono a 29 nodi, scendo ancora un po', trim 25% a 23 nodi, se io faccio così a fondo manetta, vedete, ruggiscono, spinta più che consistente da parte dei motori. E adesso ultima prova, proprio a dimostrare il cambio di passo, ci mettiamo a folle, puntiamo verso l'esterno, quindi probabilmente prenderemo qualche colpetto d'onda di prua, vediamo anche ulteriormente lo scafo come tiene l'onda lunga e facciamoci un bel test di accelerazione. Eccoci quindi a folle, dicevamo onda lunga di prua e non ci resta che contare. 3, 2, 1, via! Io alzerò il trim automaticamente, siamo già fuori dall'acqua, 13 nodi, 18 nodi, trim su, 22, 26, 29, 30, 32, 35, 36.7, 38, 39, 40.4, trim con onda di prua, 41.4 nodi. Guardate che salto sull'onda, 40 nodi. E ancora in questo caso si conferma ottima la tenuta, non è sale acqua a bordo, impatto più che morbido, agevole. Quindi che dire, io mi accingo a rientrare in porto. Questo è lo Scarib 9.0, l'abbiamo testato in queste condizioni un po' ballerine, perché il meteo è in continuo cambiamento, guardate anche il cielo in alto. Penso che dalla camera di prua si possa vedere la perturbazione in arrivo. È un battello molto comodo, riesce a combinare un ottimo layout a bordo perché gli spazi sono più che agevoli, soprattutto in ottica uscita quotidiana, dal momento che anche i passavanti sono più che generosi. C'è la possibilità di avere una dinette più che ampia a poppa, quindi doppio prendisole modulare. C'è il bagnetto all'interno con un'altezza di 1,60, quindi in ottica spogliatoio e piccoli ripari è molto comodo e soprattutto tende a non snaturare l'essenza del battello dal momento che nasce come open. In più la possibilità di creare una tenta camping che ci consente quindi di chiudere l'intera zona lo rende adatto anche ad uscite per piccole crociere e un weekend in famiglia. La tenuta di mare è più che buona, abbiamo visto il consumo che riesce a tenersi anche sull'1.8 litri per miglio a velocità più che sostenute, perché 25 nodi è, come suol dire, una signora velocità di crociera per questa categoria, ma anche con la motorizzazione, dal momento che la coppia di Suzuki da 200 cavalli è una motorizzazione intermedia tra il minimo complessivo di 300 cavalli e il massimo di 500, quindi immaginate con un 4,50 montato sullo specchio di poppa raggiungeremo velocità davvero incredibili per questa categoria. Tuttavia i 43 nodi sono più che soddisfacenti per questa dimensione di battello e soprattutto per il layout che offre.
Quindi che dire, noi per ora abbiamo concluso. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video, ci vediamo sempre sul mio canale.